davvero, scusi, no, non volevo. Non fare così. Non volevo. Ninì. Oltretutto, ho rovinato la sua torre, Ninì, mi scusi. Smetti, io. Non devi chiedermi scusa. Sta tranquilla, va tutto bene. Va tutto bene, sta tranquilla. Sto sognando. No. Mi dà un pizzico? No. Ah. Ai! No. Ninì. Non sto sognando. Va tutto bene, sta tranquilla. No. Oh no, devo tornare alla pensione. No, dai, resta con me. Devo Ninì, tornare alla pensione. Non andartene, resta con me. No, mi lasci andare, mi lasci andare. Ti accompagno io. Allora prenderò l'autobus e no, non ti lascio prendere l'autobus, che idea. Cerca di stare tranquilla. Che dovrei fare? Dovresti restare con me, cercare di stare tranquilla. Anche io sono nervoso, nemmeno io so cosa fare. Però senti il mio cuore come batte. Anche a me batte forte forte il cuore. Ma non ce la faccio, signor Parker. Io non so esattamente come hai fatto. No. No. Ninì. Ha detto che me ne andavo e non ha battuto. Battuto ciglio. Che hai detto? Ha saputo che me ne andavo, non ha battuto ciglio, non gli importa affatto di me. No, questo l'ho capito, l'altra cosa che hai detto. Non ha battuto ciglio, Tomas, quando gli ho detto. Come sarebbe che a dire? È andata via. Non ha battuto cosa? Mi prendi in giro. Guarda, no. Che non è il momento, stai rischiando molto. No, non litighiamo, sorellina, dai. Adesso dobbiamo stare attenti a non fare passi falsi. Che novità. Tu sei sicura che questa è la mossa migliore da compiere? Ma di un po', che cosa credi? Che io sia un idiota? Tomas deve capire che ho una mia dignità, così da poter tornare trionfalmente. Oh. E come farai a tornare trionfalmente? Tu devi far capire a Tomas che io sono indispensabile nella sua vita. Nient'altro? Che dovrei fargli? Un lavaggio del cervello? Fai in modo che l'ambasciata sia un caos, che nessuno sia in grado di fare più niente. Ecco quello che devi fare. Va bene, mi piace. E per come vanno le cose non mi sembra complicato. Bene, vado a salutare Tomas. Non lasciare che quella di lei si avvicini. Consideralo fatto! Gli ho mandato 2000 messaggi, lo chiama e non mi risponde. Non richiama, non so più che fare. Ma ciò, se non ti risponde o non ti richiama, avrà un motivo. Forse ce l'ha spento o non lo sente. Voglio solo sapere come sta, se ha trovato un posto per dormire. Sei tu che devi riposare, che devi dormire. Vuoi che resti qui? A me sembra una buona idea che resti qui. Ti fa compagnia, ti ascolta. Tu devi parlare con Abel e spiegargli tutto. Lo posso fare domani mattina? Vieni. Non è l'ambasciata, ma è carina, no? È un palazzo, fratello, paragonata a certi posti che ho visto. Il problema è il bagno esterno, ma non preoccuparti, si può utilizzare. Te l'ho già detto, resto qui per poco. Appena trovo un posto me ne vado, ok? Aspetta. Chi è? Ciao. Sì, non smette di mandarmi messaggi. Perché non le rispondi? Perché non so che dirle, mi fa male questa storia. Forse è meglio che si dimentichi di me. Buonasera. Che succede? Un amico che aiuta un altro amico, Angelo. Sì, ma non mi ha detto niente. Che fa, rimane qua? Sì, e non devono saperlo né la padrona né l'ambasciata. Angelo, se non sei d'accordo... Sì che è d'accordo, figuriamoci. Posso decidere per conto mio? Ecco, mi sembra che così andiamo a caccia di problemi. Dai, Angelo, non fare storie. Non dici sempre di essere generosi con esatto, chi ha bisogno. Esatto. Angelo, solo per poco, te lo chiedo per favore. E va bene, ma per poco tempo. Qualche giorno, non di più. D'accordo, va bene. Non hai detto una parola finora. È che non so come... come parlarne, non so come... riuscirò a dormire stanotte, né come venire a lavorare domani. Vuole che rinunci? No, Ninì, che cosa dici? Ma come ti viene in mente? Senti, neanch'io so bene come affrontare tutto quello che ci sta succedendo, ma dobbiamo viverlo. Il problema è che non so che cosa mi succede. Vede, in quinta elementare c'era un bambino che mi piaceva molto, come... e neanche giocando a vero o falso sono riuscita a dirgli che cosa provavo. Io non so come... non lo so, non ci riesco. Sei fantastica. No, preferisco quello che mi diceva prima, che sono goffa, infantile, che non mi so comportare. No,
Te l'ho detto solo perché mi hai fatto arrabbiare, perché mi hai mentito, mi hai nascosto la storia di Tony e Cho. Sappi che io non sopporto le bugie. Per questo. Per questo. Ecco perché tra di noi non può funzionare, no? Perché? Perché non può essere. Sì, sì che può essere. No, me ne vado. No. Era l'ambasciatore? Sì. Non mi dire che quando sei andata a licenziarti ti ha convinto a rimanere. No. E allora che è successo? È successo che non ci ho capito più niente, Vicky. Ho fatto una sciocchezza. E che? L'ho baciato. Che cosa hai fatto? Sì, sì, sgridami, dimmi tutto quello che pensi perché hai ragione, hai ragione. Tu hai baciato lui? Sì, è stato splendido. Ma anche orribile, sì, orribile, orribile. Da quando in qua vado in giro a baciare? E lui che ha fatto? Ti ha respinto, ti ha trattato male? Non capisco. No, sembra che gli sia piaciuto. E anche a me. Allora va tutto bene? No, Vicky, va tutto male. Aspetta, tutto male? Ninì! Te ne vai? Sì, me ne vado. Ah, finalmente, finalmente te ne vai, te ne vai! Sì! Sei contenta, vero? È così? Sì, molto contenta. Come dice Ninì, i sogni e i desideri si realizzano sempre. Va bene, ma di alla tua amica che questa realtà durerà pochissimo, chiaro? Tomas, dov'è tuo padre? Sarà andato a festeggiare che tu te ne vai. Ninì, non posso crederci. Inizi a parlare e poi dici che non puoi raccontarmelo. È che non so se è vero, se è falso. Non so che cosa mi succede. Non so che cosa provo, capisci? Non... Mi ha detto belle frasi, che sono fantastica. Mi ha detto che gli batteva forte il cuore, che mi adora. E io non so che cosa pensare, non so come sentirmi. Ma ti ha detto tutto questo prima o dopo il bacio? Sia prima che dopo. E gli hai creduto? Sì, gli ho creduto perché l'ha detto così convinto. Ha detto tante cose ed ero così, così emozionata, così presa che non so come sentirmi. Non so che cosa mi succede. Su, Ninì, non so perché fai così, visto che aspettavi questo da tanto tempo, vero? No, perché è stato diverso, Vicky. È stato diverso come se si fossero scontrati due pianeti, capisci? Ti sei sentita così? Sì, come se tutto quello che sapevo e sentivo mi fosse scoppiato dentro. Insomma, è stata un'altra cosa. Non lo so, non posso vivere questa storia. Era meglio quando la sognavo, quando era Ninì, solo nella no. testa. Lì era possibile, ma così non può essere. Perché io non so che cosa fare, perché non so come comportarmi. Non lo so, l'avevi detto, Vicky, non può essere. No, ho detto che ti avrebbe fatto soffrire, che è nervoso, un Don Giovanni, questo ti ho detto. Non mi farebbe soffrire volontariamente, perché già me ne sono resa conto, però... Però non può essere, Vicky, perché siamo diversi, perché siamo come l'olio e l'aceto, perché siamo Lillo e la vagabonda, perché siamo diversi. Lo capisci che ti stai boicottando, Ninì? No, non mi sto boicottando, Vicky, sono realista, sono realista. Andiamo dentro. Tony? Tony? Celina, che fai qua? Ti stavo aspettando per andarmene. Come mai sei così sporco? Dove sei stato? Dove sei stato? Diciamo che stavo per scivolare. È una storia lunga e forse non ti interessa. Allora, te ne vai? Sì. Sì, me ne vado. Per me sarebbe molto doloroso restare a vivere e lavorare sotto il tuo stesso tetto. Non mi dici niente. Sì, sì, che mi mancherai, che sei molto importante per me, che sei il mio braccio destro, che sei fondamentale, che appartieni a questo lavoro e a questa ambasciata. No, no, io avrei voluto appartenere a te e non mi importa se sei in un'ambasciata o in un palazzo. Ma così non va bene, non sopporto di vedermi in questa situazione. Perché non aspetti domani? No, no. Mi hai già umiliata abbastanza. Non posso anche dover sopportare la derisione degli impiegati e persino dei tuoi figli, no? Va bene, dove andrai?
in un albergo. No, figuriamoci. Non decido cosa fare della mia vita. Mi chiami un taxi? No, assolutamente no, ti accompagno io. No, 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 sì, no, sì. No, Thomas, sì. Voglio allontanarmi da te, non sopporto più questa agonia, non prolungarla oltre, ti prego. Va bene, però non puoi andartene in taxi come fossi un'estranea. Celina, per favore, dico a Nicolas di accompagnarti. Sì. Come un segreto? Non puoi prendere in affitto una stanza come fanno tutti? Non ha soldi, Ninì. Ma se collaboriamo tutti, magari ce la facciamo, no? Anzi, qui nessuno ha soldi. Meglio che me ne vada, così non creo problemi a nessuno. No, tu non vai da nessuna parte e non saprà niente né l'ambasciatore né la padrona. L'ambasciatore non deve saperlo, perché? Devi solo tenere la bocca chiusa, nient'altro. Come se fosse facile, non è semplice stare zitta, mentire e nascondere una cosa grave. Ninì, tu sei sempre sincera. Ah, e scusatemi, devo rispondere. E adesso che faccio con Nicolas? Sappi che io non sopporto le bugie. E serve niente, mi scusi, stavo dormendo. Nicolas, dove sei? Sei qui, in ambasciata? No, non sono alla pensione, le serve qualcosa? Sì, dovresti venire subito, per favore. Va bene. Ma tra poco. Che succede? Qualche problema? Il pelato vuole che vada lì. Gli dico la verità, dopo quello che mi ha detto, se gli mento... No, così non funziona, devo dirgli la verità, non posso continuare a fare Nicolas. Se gli dici che Nicolas non esiste, smetti tu di esistere. No, no, bene, sì, va bene, allora, ho risolto. Gli dico che Nicolas non esiste, così la storia è chiusa. Lui dimentica il bacio, quello che mi ha detto, che sono fantastica, insomma, dimentica tutto. Perché dimenticati un po', dai, cerca di stare calma. Come faccio a calmarmi se ho il cuore che sta per scoppiare? Accompagnami al bagno. Oh...